Fano TV, ben trovati. Oggi torniamo a parlare di zootecnia, in particolare di aziende agricole avicole. Cos'è il biologico? È un tipo di agricoltura che rispetta l'ambiente e la qualità dell'uomo e la qualità dei prodotti agricoli, diciamo, che andremo ad ingerire. Cosa bisogna fare per trasformare un'azienda in un'azienda biologica? Quindi adempimenti e passaggi. Dunque, la prima cosa da fare sarà assoggettare l'azienda agricola tramite un centro di servizio agricolo. L'azienda inserirà tutti i terreni, tutti i fabbricati e eventualmente l'allevamento. Può scegliere se gestirla con metodo biologico solo una parte oppure tutta l'azienda, e verrà controllato tutto l'iter burocratico. Il regolamento attuale è l'848 del 2018, che è un'evoluzione del 2092 del 1992, più o meno un librone che è 120-130 pagine, scritte abbastanza piccole, però ci sono tutte le norme che l'agricoltore deve seguire per un corretto iter per la gestione dell'azienda, che andrà dalla parte vegetale, quindi partiremo dal seme, origini del seme, tipo di concime non utilizzato, non di sintesi ma ad agricoltura biologica e prodotto naturale e organica, poi la trasformazione del prodotto, anzi conservazione della materia prima, trasformazione e commercializzazione. Tutto l'iter viene controllato, ma non solo per la parte vegetale, anche per la parte zootecnica. Nella parte zootecnica ci sarà una serie di norme che controllerà e ad esempio l'origine degli animali che devono arrivare ad agricoltura biologica oppure sotto una certa fase di vita in deroga anche da aziende agricole, da allevamenti non biologici, il rispetto degli animali, quindi il benessere degli animali, la profilassi, delle norme che stabiliscono le dimensioni delle strutture e il paddock esterno dell'allevamento. Quindi tutto l'iter, cioè sono delle norme che accompagnano l'azienda o l'allevamento dalle prime fasi di vita dell'animale fino alla fase finale, che sarà la commercializzazione, etichettatura e così via, quindi per garantire al consumatore finale un prodotto integro senza residui di sintesi. Quali caratteristiche deve avere quindi un'azienda agricola avicola? Un'azienda agricola avicola può essere innanzitutto per la produzione di uova oppure per la produzione di carne. Può essere strutturata di tipo moderna oppure artigianale, cioè l'agricoltore che deve partire con un nuovo allevamento parte con quello che ha. Chiaramente se deve partire di nuovo farà una struttura moderna, tecnologica, che riduce la manodopera. Però vanno bene anche stalle, diciamo, ricoveri artigianali dove ci sono pochi animali dentro, quindi si faranno multipli di strutture. L'importante è che si segua la metratura per animali. Faccio un esempio: un ricovero deve avere 10 poli da carne, devono avere almeno un metro quadro di struttura fissa, poi più o meno 2-3 metri di struttura all'aperto, più un paddock esterno. La struttura, il rapporto animali e ricovero va in base alla tipologia dell'animale. Ad esempio un pollo da carne fino a un certo peso ci possono stare in un metro quadro 10 polli da carne. Se si tratta di galline ovaiole, in un metro quadro di struttura fissa ci possono stare 6 galline ovaiole.
oltre il ricovero fisso ci sarà una parte non coperta più un paddock esterno dove gli animali devono razzolare tranquillamente tutte le volte che lo vogliono, ma ci sono anche tante altre cose da controllare, ad esempio che gli animali, per il benessere degli animali, devono avere alimentazione a volontà, acqua sempre a disposizione, non si possono creare delle forzature, dei traumi, non si possono utilizzare stimolatori elettrici, si deve rispettare la profilassi obbligatoria e si deve, invece, nel momento in cui c'è un problema sanitario, sarà il veterinario ad essere responsabile per il benessere degli animali, sarà il veterinario che dice usiamo un prodotto allopatico, quindi di sintesi, oppure utilizziamo un prodotto omeopatico. L'unica la differenza che c'è tra un allevamento biologico e convenzionale è che il periodo di sospensione sarà doppio. Se il farmaco ha 10 giorni di prescrizione per e lo smaltimento, diciamo, della tossicità, in caso di trattamento a un allevamento biologico il periodo di sospensione diventa doppio. La differenza che c'è tra un allevamento biologico o convenzionale è che per il benessere animale le strutture necessitano di più spazi, sicuramente spazi all'aperto e il ricovero deve avere delle dimensioni maggiori. Innanzitutto non può esistere un'azienda agricola biologica senza terreno. Il rapporto tra superficie e il numero dei capi deve essere proporzionale per l'eventuale smaltimento dei reflui zootecnici. Quindi il consiglio che si può dare a un nuovo allevatore sarà quello di fare un piano gestione allevamento dove si e calcolano metratura delle strutture più reperimento degli alimenti, che la cosa migliore sarebbe produrre materia prima direttamente in azienda oppure utilizzando la cooperazione, quindi con aziende agricole biologiche, oppure entrare nella, diciamo, nella grande distribuzione e cercare un mangime biologico che può essere tranquillamente utilizzato. L'importante è che tutto l'iter sia certificato e controllato. Quindi, vantaggi e svantaggi di passare al biologico? Vantaggi e svantaggi. Vantaggio: l'animale sicuramente se vive meglio, è più sano, ha meno problemi sanitari. Ci sono meno problemi per lo smaltimento dei reflui zootecnici, perché molti vanno direttamente nel terreno, vengono smaltiti in modo naturale e l'azienda sa già dove mettere questi reflui, perché il rapporto dell'azienda è già proporzionale per le dimensioni dell'allevamento. E sicuramente ci sarà un incremento del valore del bene finale, una valorizzazione dei prodotti interni dell'azienda, ovvero se io azienda agricola mi produco delle derrate alimentari ad uso zootecnico per i miei animali, sicuramente hanno un valore maggiore che venderlo alla grande distribuzione, le riutilizzo io anziché comprarle, quindi hanno un valore maggiore. Svantaggi: la maggior parte delle aziende non è più artigianale, almeno le piccole aziende sono più artigianali, quindi c'è più manodopera familiare, ci vuole più l'occhio del padrone, perché bisogna controllare meglio la struttura, che gli uscioli si aprono, si richiudano di sera, oppure sono di tipo manuale, che arrivi l'acqua, che arrivi l'alimentazione. Ma questi problemi ci sono anche nelle aziende più grosse, nelle aziende, negli allevamenti industriali, solo che gestire un'azienda molto grande e un'azienda più piccola ci sono delle piccole diversità. Amici di Fano TV, il nostro speciale finisce qui. Abbiamo visto vantaggi, svantaggi e caratteristiche tecniche dell'allevamento biologico avicolo. Al prossimo speciale!